Nonostante le difficoltà economiche che incidono negativamente sulle casse degli enti locali, la provincia di Treviso continua a investire nel territorio. Si è aperto infatti il bando europeo che porterà l'atteso finanziamento al nuovo liceo di Montebelluna e tra i numerosi investimenti in programma, il 2011 sarà ricordato come l'anno della viabilità. Ricordo completamento della tangenziale di Villorba. Sono partiti i lavori per l'esecuzione del collegamento dalla strada 64 da Mogliano a Casale sul Sile verso la tangenziale liberalizzata. Ricordo Parè, Conegliano, un'altra importante opera da 14 milioni di euro, così come il primo pezzo di completamento dell'autostrada di Conegliano-San Vendemiano, il Casello, fino al primo pezzo della tangenziale di Conegliano. Importanti opere pubbliche per diverse decine di milioni di euro a supporto delle nostre imprese, ma soprattutto una migliore qualità di vita per i nostri concittadini e una maggiore scorrevolezza per le nostre imprese. Studenti a scuola di finanza per rompere ogni tabù e diffondere una nuova cultura economica. È stato presentato il progetto del consorzio Patti Chiari in collaborazione con la provincia di Treviso, che coinvolge la Cassa di Risparmio del Veneto, l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Associazione Nazionale Presidi. Portare la finanza, l'educazione finanziaria nelle scuole è sempre stato, o quantomeno è un sogno che coltivo da tempo, in quanto la necessità di informare soprattutto i giovani è una necessità che abbiamo notato sul campo, nel senso che 40.000 contatti avuti presso l'ufficio mutui prima casa hanno rilevato come le persone, a prescindere dall'età, a prescindere dallo stato sociale, a prescindere dalla cultura scolastica, presentano una grave carenza di conoscenza finanziaria.